onestamente dire che su questo non c'è stata quella enorme protesta che avrebbe dovuto esserci. Perché non parliamo di questa proposta? Pertanto, primo, non ti do 1.500 euro così, ti do 1.500 euro se tu ti vieto una macchina vecchia e ne devi comprare una nuova. Ma con 1.500 euro tu non compri una macchina nuova, ne devi tirare fuori con migliaia. In una crisi economica di questo tipo, chi è che può tirare fuori x migliaia di euro per comprare una macchina nuova? Le classi medio-alte. L'aiuto di 1.500 euro all'automazione della macchina è un aiuto alle classi alte, non sconto alle classi alte che si vogliono rifare il loro parco alto. È questo. Però, perché nessun lavoratore cassintegrato, lavoratore del call center, eccetera, in questa fase può dire di tirare fuori migliaia di euro per comprare una macchina. Ma c'è un altro problema, più complesso. Si dice con questo aiuto si rimette in moto il mercato dell'auto. È molto limitata questa questione, sia in termini numerici, sia come analisi generale, perché poi con tutti gli incroci di multinazionali, la vicenda del business che sta facendo gli acquisti in giro per il mondo della Fiat, è tutto da vedere che questo investimento poi ricada sull'occupazione direttamente. Ma non c'è solo questo, c'è un altro. Noi pensiamo che ci sia uno spazio per uscire dalla crisi attuale, che è crisi economica, finanziaria, sociale ed ambientale, attraverso un rilancio del trasporto privato su gomma? Io credo di no, se no tutto quello di cui abbiamo discusso non ha senso, perché quello di cui abbiamo discusso è una parte del problema generale ambientale e climatico del nostro pianeta, che non può reggere, tantomeno in Italia, tantomeno in Europa, uno sviluppo ulteriore del numero di auto di trasporto su gomma a livello individuale. Si può dire sì, ma in una frase di crisi, con tutti i limiti prima esposti, questo in qualche modo tiene l'occupazione o aiuta a diminuire l'attacco all'occupazione nelle fabbriche dell'auto. Forse parzialmente, molto parzialmente, vista la delocalizzazione, può essere vero, ma può essere vero per un tempo limitato e noi ci troveremo tra qualche anno a riaffrontare lo stesso identico problema all'interno di una crisi ambientale ancora più pesante. Qual è il problema allora che la sinistra ha di fronte quando discute di questi temi? È drammatico. E se non riusciamo a superare questo, avremo poca credibilità. E si presenta su due aspetti, sono quelli comuni. Il primo lo accenno perché l'ho trattato prima. Non abbiamo futuro se non risolviamo la contraddizione tra i ceti popolari italiani, perché sono italiani, non europei, e migranti. Se non riusciamo a dimostrare, ho fatto l'esempio dell'agricoltura, ho fatto l'esempio della Romania, non solo che ci battiamo per i diritti dei migranti, perché altrimenti gli italiani molti ci dicono che sono. Ci battiamo per i diritti dei migranti, ma i diritti dei migranti coincidono, è una parola brutta a sinistra, dobbiamo imparare a usarla, con un interesse comune nostro di migranti. Tu, lavoratore italiano, non stai meglio se quello lavoratore di 1.800 euro, tu stai meglio se l'egiziano che è morto a 7 milanese magari poteva lavorare con un contratto regolare, perché tu eri più forte nella legge della tua posizione e non avevi quella che viene definita una concorrenza sleale che è provocata dal padrone e non voluta dalla ditta. E così il piccolo agricoltore europeo, se riesce a interrompere quei finanziamenti pazzeschi delle multinazionali che esportano, riesce a stare meglio. E quindi questo. Ma l'altro passaggio, l'altro modo che viene di fronte con sinistra è: riusciamo a mettere in discussione il modello di sviluppo e quindi la quantità e la qualità dei consumi, che sta a monte dei discorsi fatti oggi, e contemporaneamente lavorare sulla distribuzione sociale? Perché se io vado in un call center o davanti alla Lupier, la fabbrica di alluminio a Pieve Emanuele, dove sono stati licenziati 4 giorni fa 172 persone, a parlare di contenimento di qualità e quantità di consumo, io vengo inseguito. Perché che cosa hanno da dire che hanno anni e anni di cassa integrazione oppure licenziamento immediato senza ammortizzatore sociale se non c'è neanche un lavoratore assunto a tempo indeterminato? Allora, per essere credibile devo riuscire a fare questo lavoro complicatissimo, ridiscussione del modello, modifica dei consumi, a fianco di una politica di redistribuzione che abbia come riferimento culturale una politica di classe. Questo
apposta, ceti popolari nostri emigrati, e capacità di tenere sulla crisi in termini di occupazione e di reddito e nello stesso tempo trovando una via d'uscita che presenti un'ipotesi, diciamo, di modello totalmente diversa da quella che è stata seguita fino a qua. Ecco, le riflessioni politiche a me venivano suggerite dal tema dei rifiuti che si trovano a monte e a valle, mi sembrano queste, mi pare che sia la sfida che noi abbiamo di fronte nei prossimi mesi, nei prossimi anni.